progresso e tecnologia sembrano essersi fermati alla porta delle botteghe candide e polverose degli alabastrai volterrani. Qui ancora oggi si usano strumenti simili a quelli impiegati dagli Etruschi per scolpire le urne cinerarie. Le opere d'arte nate dalla lavorazione dell'alabastro non possono che essere frutto di una sapiente manualità. Squadratori, tornitori, ornatisti, scultori animalisti, lucidatori. Sono i nomi delle specializzazioni artigiane sviluppate nel corso dei secoli. 5 diverse professionalità, caratterizzate ognuna da strumenti e saperi specifici.